come vedete sono ritornata con un altro video. Voi come al solito l'avete visto dal titolo, sono tornata con un video haul. Questo è un video haul di cose acquistate oggi. Oggi sono stata, come solito mio fare, un paio di volte al mese, sono stata al centro commerciale Auchan di Giuliano. E niente, ho acquistato delle cose, ho fatto un po' di shopping, mi servono delle cose, una cosa in realtà che poi alla fine sono diventate due per il mio compleanno, per chi non lo sapesse, oppure magari per chi mi segue ma magari non è che si ricorda quando è il mio compleanno. Oggi è il 29 marzo, il mio compleanno è il 7 aprile, cioè domenica prossima, e questo diciamo è un compleanno anche un po' particolare perché faccio 30 anni e festeggio come al solito, perché festeggio sempre ogni anno, però naturalmente è un po' più particolare perché comunque faccio l'età che secondo me per una donna comunque è un'età molto importante. E niente, quindi mi sono fatta il mio, diciamo così, outfit per il compleanno, che una cosa credo che metterò al 90% la giacca rosa che avete visto di Pinky nell'ultimo video haul, che magari se non l'avete visto sicuramente durante il video ve la metterò qua nelle schede da vedere. Poi ho comprato sotto un pantalone nero da Formentera Object, che è il sito che gestisce la fidanzata, domani mattina lo dico, la cugina del mio fidanzato, ma purtroppo non ce l'ho qui fisicamente perché l'ho lasciata mia mamma sopra già perché me lo deve stirare, ma vi lascio giù sotto il link, che è un pantalone molto molto carino, vita alta, sigaretta come si portano mo con tutti quei volanti, molto molto carino. E niente, oggi sono andata alla ricerca di un sottogiacca perché naturalmente dovevo metterci qualcosa sotto, e sono andata da Zara e ho preso alla fine una cosa semplicissima che anche se magari non mi piacerà da mettere, perché poi mi sono ricordata che ho un'altra cosa magari che potrei mettere, però vabbè, comunque anche se non lo metto al mio compleanno comunque è una cosa che serve sempre, vi faccio vedere. Poi una classica canotta, mi hanno spilato la busta all'uscio, una classica maglia da sottogiacca sfruttabilissima, quindi l'ho presa a prescindere, che è questa qua, questa canotta proprio semplicissima in licra, aderentissima. Io ho preso una taglia M perché la S la devo troppo troppo stretta, poi visto che comunque la metterò quasi sempre dentro va benissimo anche M, e l'ho pagata 7,95. Se vi interessa, Zara ce l'ha di tutti i colori, ce l'ha col bianco, col beige, ce l'ha veramente di tanti colori. Infatti vi dico, se mi trovo bene, visto che appunto sono dei capi che veramente a volte servono e non ce li hai, qualche altro colore me lo vado a riprendere. Comunque appunto ho preso questo sottogiacca, come avete visto, semplicissimo. Poi passiamo all'erbolario. All'erbolario ci sono andata perché principalmente dovevo riprendere una cosa che ho preso proprio nell'ultimo video haul che avete visto, che era un'integratura alla vitamina C, perché comunque non mangiando tanta vitamina C con gli alimenti mi sto trovando bene appunto a integrarla con l'integratore. Vabbè, io ve la faccio vedere. Comunque è questo qua, formato da 20 bustine, io già ho quasi finito la prima confezione, sto tipo a 17. L'ho ripresa perché appunto non mi scordo di prenderla, anzi ha anche un sapore buono di arancia, quindi ho pensato di riprenderlo. E questo da 20 bustine costa 11 euro, ve lo consiglio magari se anche voi come me magari non mangiate tanta vitamina C e la volete integrare nella dieta, nella routine alimentare. Poi ho preso un prodotto che io ho visto parlare qui su YouTube da una ragazza che anche lei è di Napoli, del Vomero, che si chiama Elastic Mirror, che è molto molto simpatica, una ragazza, non so quanti anni ha, penso sia un po' più grande di me perché ha una figlia, e lei ha costato tantissimo make-up, beauty, è un'ossessionata peggio di altre ragazze. Comunque in un video ha parlato dell'acido ialuronico per capelli, e lei ne ha parlato uno che costa tipo 60 euro della non so di che marca, e poi ha parlato di questo elogiandolo molto, che costa molto molto di meno. E io ho pensato di riprenderlo perché comunque ho letto anche poi dopo aver visto il suo video un po' cosa può fare questo acido e quindi questo prodotto, e quindi l'ho preso. Sto parlando dell'erbolario appunto, l'acido ialuronico voce e volume, perdonatemi, non riesco a parlare, spray bifasico 1000 lift 2. Questo è un acido ialuronico appunto, uno spray da 100 ml che appunto sia lei che anche sul sito appunto spiegano veramente tantissimi modi
per metterlo. Vabbè, io vi dico qualche modo. Allora, sui capelli asciutti si può usare quotidianamente per un effetto lucidante e anticrispo. O prima dello shampoo, lasciandolo in posa per 15 minuti per nutrire e idratare intensamente. In piscina, ve lo metto qui, in piscina o armadio protegge da cloro e salsedine, quindi anche appunto un protettore dal calore, quindi. Poi, comunque dal sito, e magari se riesco a trovare il link ve lo linko, veramente lì, qui ci sono poche spiegazioni sulla confezione, ma dal sito ha tantissimi usi, quindi io adoro curare i capelli, adoro usare prodotti per capelli e quindi ho pensato di comprarlo. Poi di questa ragazza mi fido ciecamente perché comunque la reputo brava e capace e quindi l'ho preso. Questa confezione da 16, da 100 ml, perdonatemi, costa 16,90 euro. Naturalmente sapete, ve ne parlerò tra qualche mese o nei finiti oppure magari in un prodotto, in un promossi e bocciati di tra qualche mese, perché comunque l'ho fatto da poco. Ok, la ragazza, la signora mi ha riempito di campioncini. Devo dire la verità, l'erbolario io ci vado anche molto molto volentieri perché ogni volta mi riempie di campioncini che a me, quando vado in vacanza per 1 o 2 giorni, mi servono tantissimo. Mi faccio vedere, veramente mi ha riempito. Vi dico cosa mi ha dato, cosa mi ha gentilmente dato. Allora, mi ha dato questi due gel detergente viso e mani, perdonatemi, effetto seta alla grigiata, che mi ha detto è una nuova linea dell'erbolario molto buona, quindi due li porterò sicuramente in vacanza. Poi due confezioni di bagnoschiuma della linea 3 rosa, anche questi prossimamente devo andare a Firenze, me li porterò, un giorno ci devo andare, quindi sono comodissimi. E poi mi ha dato 4, no, 3, no, aspettate, no, 2, perdonatemi, crema viso con limone e cetriolo, per pelli grasse impure, io ho la pelle grassa impura. E sempre 2, crema viso per pelli impura, però con bardana e rosmarino. Ok, e poi crema corpo energizzante al ginepro nero. Io questa già l'ho provata, non mi ricordo in quale viaggio me la portai, molto molto buona. E poi mi ha dato questa crema anticellulite, che anche questa è una linea nuova dell'erbolario, che si chiama Criosinergia, racchiusa in questo libretto. Vabbè, io non uso prodotti anticellulite perché vabbè, faccio lo scrub, secondo me, per carità, non so se sono efficaci, ma non ho questa abitudine perché non, cioè, non mi va, insomma. E quindi appunto, come vedete, mi ha riempito di campioncini, l'erbolario veramente sui campioncini forse è il top dei negozi che frequento che dà campioncini. Vabbè, bando alle ciance, passiamo al prossimo negozio, che è Zenis. The Zenis ha messo, come un po' tutte le catene, i mid season sale, gli sconti di mezza stagione, e ha messo un maglioncino che io ho adocchiato la volta precedente che sono andata, ma secondo me per il prezzo che ha, con tutto il bene per The Zenis, ma tutti quei soldi non li volevo spendere, l'ha messo adesso con i mid season sale invece di 26 a 15 euro. E qui ho detto, vabbè, dai, lo devo prendere. E l'ho preso, vi faccio vedere. A parte di un colore stupendo, secondo me proprio, mi piaceva proprio il modello. E sto parlando di questo, aspettate che ve lo apro, di questo maglioncino di filo in questa tinta, dall'anteprima sembra un po' più, è più forte la tinta, però il colore sembra più forte, molto molto carino, di filo, che ha qui questa particolarità del fondo, molto molto carina. Appunto, io vi ripeto, già l'avevo adocchiato, l'ha fatto sia in questo colore sia in una tinta di corallo anche molto molto bella, in un'altra tinta. Purtroppo hanno messo solo il celeste, c'è cioè solo questa tinta in saldo. Oh, perdonatemi, costava 23,
convinta che era 26 e l'ho pagato 15. 15 euro ci sta, molto molto bene. Adesso va bene proprio per questi periodi in cui basta con il maglione di lana, ma manco a metterti a mezze maniche. Carinissimo, penso di portarlo tra qualche settimana, per Pasqua andrò a Sorrento, penso di portarlo lì. Molto molto carino, mi piace tantissimo, lo devo ancora provare sperando che mi vada bene, perché sennò devo cambiarlo, ma non credo ci siano problemi. Quindi andate, perché cioè, se vi interessa ce l'hanno, con appunto i saldi di mezza stagione. Poi passiamo al penultimo acquisto, che è Piazza Italia. Da Piazza Italia ho trovato un'altra giacca, adesso vanno molto di moda queste giacche lunghe, svasate. Personalmente mi piacciono tantissimo e mi piace anche tantissimo come mi indossano. Appunto, avete visto nel video precedente che ho preso quella rosa, molto semplice da Pinky. Da Piazza Italia ne hanno fatto un modello molto molto carino, solo che porta solo un po' la manica arricciata, sempre a tre quarti. Allora, Piazza Italia l'ha fatta in giallo, in azzurro, tipo azzurro, no, quello che vi ho mostrato prima, più Tiffany, in nero. E l'ho vista poi rossa. Il mio colore preferito, non so se lo sapete, non so se l'ho mai detto, è rosso. E quindi no, detto, quando l'ho vista mi piaceva come mi stava, è rossa, no, va bene, deve essere mia. E quindi l'ho presa. E la giacca è questa qua. Adesso ve la sistemo un attimo, ovviamente si deve stirare. La giacca è questa. Quindi il modello come si porta adesso, solo vedete, porta la manica un po' così a sbuffo, carinissima, è rossa, dietro molto molto semplice, cioè io la amo, mi piace tantissimo. Inizialmente l'avevo provata nera, poi ho detto no, beh, no, ma dai, ce l'ho nera la giacca, non ce l'ho come si porta adesso, però ce l'ho, rossa non ce l'avevo, mi piace tantissimo. È appunto questa giacca di Piazza Italia. Questa l'ho presa in taglia S, perché comunque per me la giacca deve essere aderente al corpo. E l'ho pagata 29,95. Io ne ho vista anche una molto bella da Zara, che però 50 euro, sinceramente bellissima, ma mi piace anche questa, cioè va, ho risparmiato 20 euro. Magari però quella giacca che ho visto la giacca che ho visto da Zara, ce l'ha fatta in nera, bianca e rossa, magari nei saldi, poi se la trovo me la vado a prendere bianca. Ok, quindi adesso poi passiamo agli ultimi acquisti, che prima di farvi vedere gli acquisti ho fatto questi acquisti, sto parlando di make-up, perché ho intenzione di fare una serie di video, perdonatemi, specifici. Ho visto che le beauty influencer qui su YouTube, che sono quelle veramente, vabbè, dopo Clio, veramente quelle che hanno più seguaci, fanno questa tipologia di video. E è una tipologia che a me piace vedere, quindi piacerebbe anche fare. Sto parlando di fare i video Get Ready With Me, dove ci si trucca con specifici prodotti. Tipo, io l'ho visto fare una ragazza fatta con i best seller di Kiko, con i best seller di Wycon, con i prodotti low cost. Voglio cercare anche io di fare dei video ogni tanto, appunto, con una determinata specifica. E il primo video che vorrei fare è sui prodotti low cost, cioè nel senso del video fare una full face, un trucco completo con dei prodotti che ogni prodotto non supera i 10 euro di budget. Ci sono riuscita perché comunque ho completato adesso comprando, ho finito oggi questa idea comprando delle cose oggi da OVS di Essence, però volevo fare anche comunque un Get Ready With Me. Anche un po' più, magari non palloso. Oggi su Instagram ho fatto la domanda a chi mi segue su Instagram: fatemi le domande, e io poi, appunto, in questo video che andrò a fare tra un po' di tempo, Get Ready With Me con prodotti low cost, appunto, poi mentre così mi trucco, parliamo un po' e rispondo alle vostre domande. Magari, se avete curiosità, appunto, ho lanciato le domande su Instagram, ma su Instagram avete 24 ore e si toglie la storia. Lo lancio anche qui su YouTube, quindi qui sotto al box informazioni chiedetemi quello che volete. Se vi interessa, andate, se siete curiose di chiedermi delle cose, se siete curiosi appunto di vedere quel Get Ready With Me e magari appunto rispondere a delle domande, che siano di qualsiasi cosa, non vi preoccupate, amore, amicizia, lavoro, beauty, chiedetemi di tutto. E così appunto poi io raccolgo tutte le domande, magari vi do un po' di tempo,
e poi così giro quel video e rispondo appunto alle vostre domande, magari anche salutandovi, perché poi me le andrò a segnare. Ok, appunto, quindi fatta questa premessa, perdonatemi, andiamo a vedere appunto i prodotti che oggi sono andato a prendere da OGS, appunto in merito al fatto che volessi fare questo tipo di video. Allora, vi dico già che comunque ho preso 5 prodotti e ho speso 20 euro, quindi veramente pochissimo. E vi faccio vedere appunto quello che ho preso. Io principalmente volevo prendere solo il fondotinta e la cipria, poi mi sono trovata lì e ho preso anche altre cose. Allora, ho preso fondotinta, di Essence il fondotinta più famoso è il Fresh and Fit, ma ho visto di recente un video di Mr. Daniel che non è che mi ha colpito molto. Il prodotto, lo so, è osannato qui su YouTube, anche su Instagram, ma non mi ha colpito perché comunque non è full coverage. E invece ho visto quest'altro che sinceramente non mi so dire sinceramente sia un prodotto nuovo perché non lo conoscevo. Comunque, hashtag InstaPerfect. Questo è un make-up, è un fondotinta liquido ad alta coprenza, quindi perfetto per me perché io voglio sempre un'alta coprenza, avendo comunque una pelle mista tendente al grasso. Comunque, io ho preso la tonalità 20 sperando di aver azzeccato. La 10 era troppo chiara, tra la 20 e la 30 proprio devo prendere la 20 perché magari anche se è troppo chiaro, non lo so, magari stratificandolo, perché comunque è stratificabile, c'è scritto qui, magari riesco a fare meno danni. Speriamo bene, sembra che comunque vada bene, appunto se il colore esterno e il colore interno dovrebbe andare bene. Comunque, questo costa 5 euro, cioè quindi veramente niente. Poi appunto essendo a gocce si può mettere un minimo e un massimo, quindi tranquillamente secondo me è ottimo il prezzo, quindi appunto 5 euro. Poi ho preso il fissante perché lo spray fissante che costi poco ce l'ho, ma è di Primark e Primark non è comunque reperibile a tutti, quindi comunque cercherò di fare una full face di prodotti low cost totalmente reperibili a tutti. E quindi ho preso il fissante, che anche di questo io ne ho sentito parlare benissimo. Tipo quello di Primark non mi piace, infatti lo tengo aperto ma non lo uso quasi mai. Comunque questo è il Keep It Perfect, appunto il fissante spray della OVS, di Essence, perdonatemi, comprato all'OVS. Questo è un 50 ml pagato 3,79 euro. Quindi veramente qua andiamo addirittura sotto i 10 euro, sotto i 5 euro come articoli. Poi ho preso, guardate che qua devo vedere i codici io, 543 670, eccolo qua. Questo tipo non l'ho comprato in merito a quel video, ma perché è un prodotto che ho sempre cercato di Essence, che appena uscì non si trova più da nessuna parte, quindi l'ho visto e l'ho preso, che è il primer mascara di Essence, che una beauty guru come me lo ha veramente, è un must e non si trovava più. L'ho trovato all'uscio all'OVS a Giuliano e quindi l'ho preso, naturalmente lo userò anche nel video, e questo 3,59 euro. Ok, poi ultimi due prodotti, ho preso la cipria. Sinceramente ho preso la cipria un po' che potessi usare tutto l'anno, perché comunque ho visto quella color biscotto, ho visto quella color rosacea, vabbè, la classica banana powder. Alla fine ho preso questa che, se non mi sbaglio, è anche un evergreen, un must della Essence, che è la All About Matte Fixing Spray. Questa qua 3,79 euro per 8 grammi di prodotto. Ultimo prodottino, in realtà io ce l'ho, ce ne ho di blush economici, però ho detto vabbè dai proviamolo perché veramente costa niente. Ho comprato della Essence il Matte Touch Blush nella colorazione 60 Cherry Me Up, che è un colore molto particolare secondo me, che io non ho, non dovrei avere nella mia makeup collection. E l'ho pagato, ragazze, 3 euro, cioè 3 euro, cioè qua siamo sotto i 5 euro, assurdo, per 5 grammi di prodotto, quindi veramente niente. E quindi niente, quindi questi sono stati gli acquisti di Essence.
Quindi vi prego, vi aspetto con tante tante domande dalle ragazze che più mi seguono, Sonny So, Maria Torrisi, Florinda, Antonella, dei consigli di Antonella, veramente chiedetemi quello che volete. Sono molto molto contenta di fare questo tipo di video. E niente ragazzi, io con questo video qui perché ci ho messo 20 minuti, spero che comunque il video vi sia piaciuto, spero come al solito che vi abbia tenuto compagnia. Come sempre, se vi è piaciuto, vi invito a sostenermi con dei like, commenti, condividere. Come al solito, giù sotto al box vi lascio, se riesco, tutti i link diretti alle cose che ho comprato e naturalmente i riferimenti ai miei social, Twitter, no, i Twitter no, perdonate, non ce l'ho, Instagram, 21 Buttons, Facebook, gruppo Facebook, su Instagram seguitemi perché io tutti i giorni posto qualcosa. E niente ragazze, basta con questo, chiudo qui, vi rimando un bacione a tutte e alla prossima.